Dal Vangelo di Marco. In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti. Quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?» Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro». E diceva ai suoi discepoli: «Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo». Sorelle e fratelli, siamo giunti alla 22esima domenica del tempo ordinario e possiamo dire con un vecchio successo di qualche anno fa che l'estate sta finendo. Questa parentesi bellissima che tutti quanti noi aspettiamo con ansia è passata molto velocemente. Speriamo che ciascuno di noi possa essersi ritemprato, possa essersi riposato insieme con i suoi cari al mare o ai monti, al lago o in collina o ovunque gli sia piaciuto andare. La parentesi estiva quindi si sta estinguendo e torniamo alla vita quotidiana. Anche dal punto di vista liturgico, con questa domenica torniamo alla normalità. Marco, il nostro compagno di viaggio abituale per quest'anno, la cui lettura del Vangelo avevamo sospeso 5 domeniche fa, torna a farci compagnia. Nella parentesi estiva abbiamo letto il capitolo 6 del Vangelo di San Giovanni, in cui Gesù ha parlato di sé come il pane della vita, come la parola di vita e anche come la carne e il sangue che donano la vita, invitandoci ad assimilarlo nella nostra esistenza, invitandoci ad avere con lui un'alleanza sponsale, diventando una cosa sola, proprio come lo sposo e la sposa nel matrimonio diventano una cosa sola. E questo discorso del pane di vita si è concluso domenica scorsa con Gesù che domandava ai suoi discepoli: «Volete andarvene anche voi?» E San Pietro, che a nome di tutti rispondeva dicendo: «Signore, ma da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Tu solo ci dici parole che ci fanno superare il livello della materialità, il livello della mondanità. Noi abbiamo bisogno di queste parole». E le parole di Marco che oggi abbiamo ascoltato ci presentano Gesù più o meno alla metà
della sua vita pubblica. Aveva lasciato Nazareth, era sceso a Cafarnao, aveva iniziato ad annunciare il Vangelo e il Regno di Dio. La buona novella risuonava nelle orecchie di molti e molti lo andavano ad ascoltare. Gesù poi compiva anche tanti prodigi e compiva anche tanti gesti che erano rivoluzionari per la mentalità civile e religiosa dell'epoca. Per questo motivo, coloro che avevano autorità dal punto di vista politico e dal punto di vista religioso e che stavano a Gerusalemme, mandano a Gesù un gruppo di scribi e di farisei per interrogarlo, per capire quello che aveva nella mente e nel cuore e per mettere in guardia le persone dal non seguirlo, perché secondo loro Gesù raccontava eresie, diceva cose sbagliate. Infatti Gesù trasgrediva il digiuno, non osservava il sabato, perdonava i peccati a tutti, accompagnava i pubblicani e i peccatori, mangiava con loro e con loro parlava, addirittura con loro faceva festa. E però la gente diceva a queste autorità: sarà pure come dite voi, ma Gesù dice delle cose fantastiche e compie dei gesti che possono venire solo da Dio. Lui fa vedere i ciechi, fa udire i sordi, fa parlare i muti, guarisce i lebbrosi, fa camminare gli storpi e risuscita perfino i morti. Come può fare tutte queste cose se non viene da Dio? E allora gli scribi e i farisei dicevano: lo fa in nome di Beelzebul, il principe dei demoni. Si è alleato con il demonio per portarvi fuori strada. Ma Gesù smentisce immediatamente questo modo di parlare degli scribi e dei farisei e dice loro: una casa divisa in se stessa non può reggersi. Come fa il diavolo a diventare mio amico per instaurare il suo regno se io sono venuto ad annullarlo? Perciò per una prima volta questi scribi e farisei ritornano a Gerusalemme senza aver risolto nulla. Dopo un po' di tempo, però, vengono reinviati nuovamente a Cafarnao, perché il comportamento di Gesù è ancora una volta rivoluzionario e alternativo, questa volta a proposito del puro e dell'impuro. C'era nel mondo degli ebrei, ma un po' in tutto il mondo medio orientale, una netta distinzione fra le cose pure e le cose impure. Le cose pure, che sono le cose di Dio, le cose che riguardano la vita, e le cose impure, che sono le cose degli idoli, degli dèi falsi e bugiardi e che riguardano la morte. E tutto ciò che si allontanava dalla vita veniva considerato impuro. Venivano considerati impuri alcuni animali, come per esempio il maiale, la lepre, il cammello, e soprattutto alcune persone, i pagani, i lebbrosi, coloro che avevano la lebbra, le donne quando stavano per partorire e chiunque si fosse ferito e avesse avuto una perdita di sangue, perché perdere il sangue era perdere la vita e quindi era un allontanarsi da Dio. Come facevano gli ebrei per risolvere questa situazione? Facevano continuamente delle abluzioni, facevano continuamente dei lavaggi delle mani e di ogni altra parte del corpo, ma non per l'igiene. Queste abluzioni le facevano dopo essersi lavati nel migliore dei modi possibili. Per questo la buona novella di questa settimana vi raggiunge da un posto che forse non vi sareste aspettati, un antibagno dove si intravede un lavabo che è il simbolo di questa purificazione. In modo particolare, oggi vogliamo parlare di una purificazione particolare che gli ebrei chiamavano sollevamento delle mani, perché era quelle abluzioni che facevano tornando dal mercato. Infatti,
tornando dal mercato, non potevano non essersi contaminati con qualcuno o con qualcosa che erano impuri. Potevano aver toccato un pagano oppure una donna che era nel periodo del suo ciclo, potevano aver toccato un ammalato che perdeva sangue o toccato qualche animale immondo. Quindi avevano necessità di doversi purificare. E non lo potevano fare direttamente sotto l'acqua, a una fontana, ma dovevano farlo con un recipiente. Prima con la mano sinistra purificavano la mano destra, poi con la mano destra purificavano la mano sinistra, poi sollevavano le mani e facevano una preghiera a Dio, al benedetto nei secoli, perché riconoscesse la loro purezza e desse loro la possibilità di mangiare in modo puro e degno il cibo che si apprestavano a consumare. Marco ha raccontato tanti particolari perché il suo Vangelo, come sappiamo, è stato scritto per gli abitanti di Roma che non sapevano niente di tutte queste regole, mentre invece esse erano molto note al popolo degli ebrei. Gesù a questo proposito mette in guardia, citando il profeta Isaia, i suoi discepoli e tutta la folla che lo andava ad ascoltare, dicendo: a Dio non interessano queste vostre tradizioni umane, a Dio interessa il vostro cuore, non è purificando l'esterno, purificando le mani, lavandole con l'acqua, che voi potete diventare puri, ma voi sarete puri nella misura in cui il vostro cuore, la vostra mente saranno puri e sintonizzati sul pensiero di Dio, sulla volontà di Dio. E per far questo chiama ipocriti gli scribi e i farisei, tanto che nel nostro modo comune di parlare ipocrita e fariseo quasi diventano sinonimi. I farisei di per sé non erano ipocriti nel senso che noi diamo a questa parola oggi, ma erano dei commedianti, erano degli attori che recitavano, perché nell'antichità l'ipocrita era l'attore sul palcoscenico che si mostrava non con il suo vero volto, ma con una maschera. Poteva essere uno che non sapeva né leggere né scrivere, ma aveva la maschera di un filosofo o di un maestro. Poteva essere l'ultimo dei poveracci, ma sul palcoscenico poteva mostrarsi come il più ricco della città o addirittura come l'imperatore. Poteva essere un uomo e mostrarsi sul palcoscenico come una donna. Gesù sta dicendo agli scribi e ai farisei: voi, quando siete davanti a Dio, siete ipocriti, recitate una parte, siete degli attori, dite cose con la bocca, ma il vostro cuore, come diceva il profeta Isaia, è lontano da Dio. E Dio non sa che farsene delle vostre parole, non sa che farsene del profumo del vostro incenso, del profumo dei vostri olocausti, si tappa le orecchie per non udire le vostre preghiere, si gira dall'altra parte per non ascoltarvi. Dio vuole il vostro cuore, Dio vuole la vostra vita, Dio vuole che voi fate della vostra vita una vita donata, Dio vuole che diventate puri facendo opere di bene, non semplicemente lavandovi le mani. Nelle sagrestie delle nostre chiese, nell'antichità, c'era il lavabo che ricordava però al sacerdote con una frase: fai attenzione a lavarti le mani senza che però tu abbia lavato il tuo cuore, altrimenti la tua celebrazione non ha significato, non serve a nulla, addirittura ti si può ritorcere contro. Ecco a cosa ci invita Gesù, e per questo motivo dice prima alla folla e poi più specificatamente ai suoi discepoli: ma può essere che non capite questa cosa evidente? Può essere che non vi rendete conto di questa realtà?
tutto ciò che entra da fuori nell'uomo va a finire nella fogna, come testimoniano tutti i bagni delle nostre abitazioni. Quindi non può nulla contaminare l'uomo di ciò che viene dall'esterno. Tutti i cibi sono mondi e soprattutto tutte le persone sono monde. Potete mangiare tranquillamente ogni cosa. Di che cosa invece vi dovete preoccupare? Di ciò che esce dal vostro cuore, perché è dal vostro cuore che escono le cose cattive e a quelle cose dovete prestare attenzione. 12 nella Bibbia è un numero fondamentale. Tali erano le tribù del popolo di Israele per rappresentare l'intero Israele che era il popolo eletto di Dio. Tali erano i 12 apostoli per rappresentare il nuovo popolo di Dio che siamo noi, la Chiesa di oggi, l'umanità di oggi. Nel Vangelo di oggi noi abbiamo ascoltato 12 difetti, 12 vizi che possono abitare il nostro cuore e da esso uscire. È come se Gesù volesse dirci: attenzione, perché se tu non sei il popolo eletto di Dio, se tu non accogli quello che il Signore ha pensato per te, il suo progetto d'amore, di vita e di salvezza, tu stai fondando la tua vita sul nulla. Perché se tu non fai della tua vita un dono, se tu non riconosci la signoria di Dio ma pensi di essere il centro di tutto, tu la tua vita la stai sprecando. Di questi 12 vizi, 6 sono al plurale, i primi 6, e 6 sono al singolare, gli ultimi 6. Ve li voglio dire quasi a volo di uccello, uno dopo l'altro, per indicare prima di tutto a me stesso e poi anche a voi, fratelli e sorelle, ciò da cui dobbiamo stare distanti. La prima cosa sono le prostituzioni, al plurale, perché la prostituzione non è solo quello che noi abbiamo immediatamente in mente quando diciamo questa parola, ma tutte le volte che vendiamo noi stessi la nostra dignità per fare un salto in avanti nella scala sociale, per avere un aumento di stipendio, per avere un pizzico di successo in più, un'apparizione in televisione o sui social in più. Ogni volta che vendiamo noi stessi, noi ci stiamo prostituendo. Questo è male. E poi i furti, anch'essi al plurale, perché non è solo il furto che opera il ladro quando entra nelle nostre case o rapina una banca, ma ogni volta che noi prendiamo cose che non sono nostre, che teniamo per noi e accumuliamo ciò che nostro non è. Può essere il datore di lavoro che non paga in modo dignitoso i suoi operai, che non versa loro i contributi dovuti, o può essere l'operaio, l'impiegato, che non rispetta il suo dovere, che manca al lavoro facendo mancare la sua parte all'azienda, al datore di lavoro stesso, non pagando le tasse. Ognuno di noi può commettere questi furti. E poi ancora al plurale gli omicidi, perché non è soltanto quando uno ammazza un'altra persona omicidio, ma è quando qualcuno toglie una parte di vita, anche una parte di vita umana e spirituale, attraverso dei giudizi cattivi, delle parole che possono segnare la vita dell'altra persona che sta commettendo omicidi. E poi adulteri, ancora al plurale. Perché ogni volta che noi tradiamo i nostri impegni, la nostra identità, il nostro essere figli di Dio e fratelli fra noi, noi stiamo commettendo adulteri. E le cupidigie, il voler avere tutto per noi, proprio come fanno i bambini, tutto è mio, qualunque cosa vedono è mia, è mia, è mia. Gesù ci sta dicendo che dobbiamo crescere, che da adulti non possiamo fare come i bambini tutto è mio, ma dobbiamo imparare quella frase che San Paolo attribuisce a Gesù nel libro degli Atti degli Apostoli: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. E poi ancora al plurale le malvagità, il fare delle cose cattive
perché le persone possano star male, quasi godendo che qualcosa possa andare storto per loro. E poi l'inganno, che in greco è scritto dolo, quando vogliamo veramente il male di una persona e lo facciamo dolosamente. E poi l'impudicizia, tutte le volte che non rispettiamo la dignità di noi stessi, la dignità delle persone, la dignità delle cose, la dignità del creato, noi stiamo vivendo questo peccato, questo difetto. E poi l'invidia, avere l'occhio cattivo. Tante volte, troppe volte, noi siamo pronti a godere se qualcosa va male a qualcuno che invidiamo, perché ci sta davanti, perché è più ricco di noi, più bello di noi, più importante di noi. Nulla di più brutto, ci dice Gesù, per la nostra vita. E così anche la calunnia, il parlar male, il non riconoscere la verità, farci una verità tutta nostra, oggi si direbbe attraverso le fake news, e dire male alle altre persone. E quindi l'arroganza, la superbia, il pensarsi il centro di tutto, il pensare che tutto ruoti intorno a noi, come diceva una vecchia pubblicità telefonica. Noi non siamo il centro del mondo, noi siamo il centro del mondo nella misura in cui ci apriamo agli altri, nella misura in cui diamo da mangiare a chi ha fame, da bere a chi ha sete, quando vestiamo chi è nudo e accogliamo chi è senza casa, quando curiamo chi è malato e rialziamo chi è caduto. Allora non siamo più superbi, siamo umili e il Signore ci innalza. E in ultimo, quasi la stupidità. Nel Vangelo la stupidità non è di chi non capisce nulla, la stupidità è di chi vuole basare la sua vita solo sull'accumulo, sul denaro fine a se stesso. E Gesù la riferisce in una parabola a un contadino ricchissimo che aveva già tutti i suoi magazzini pieni e ha un raccolto abbondantissimo. Non pensa nemmeno a condividere tutta questa ricchezza, tutta questa grazia di Dio con gli altri. Pensa a rompere i magazzini che già ha, a farne di più grande per continuare ad accumulare. Ma poi gli viene detto quella stessa notte: stolto, stupido, tutto questo per chi lo hai fatto? Tu questa notte dovrai rendere conto della tua vita. Ecco ciò che è impuro, ecco ciò che rende cattivo il nostro cuore e impure le nostre mani. Ecco quello che il Signore ci chiede di allontanare, queste 12 realtà negative che nascono dai nostri cuori. E allora come sarà possibile avere mani innocenti e cuore puro, come dice il Salmo? Ascoltando quello che la prima e la seconda lettura ci dicono. La prima lettura ci ricorda che a ciò che il Signore ci ha rivelato non dobbiamo aggiungere nulla e togliere nulla. Per esempio, a questo proposito, le condizioni del puro e l'impuro erano solo per i sacerdoti nel Tempio, non per tutta la popolazione. E San Giacomo, di cui iniziamo a leggere la lettera proprio questa domenica, ce lo dice con chiarezza. E quale grande nazione... No, chiedo scusa, questa è la prima... Religione pura e senza macchia davanti a Dio Padre è questa: visitare gli orfani e le vedove nelle sofferenze e non lasciarsi contaminare da questo mondo. Seguiamo queste indicazioni, fratelli e sorelle, e saremo veramente puri, perché avremo organizzato la nostra vita intorno all'amore, al dono di noi stessi.